Camara dende de bo dun odoya e fei fa ogun ke le alaba Camara dende de bo dun odoya e fei fa ogun ke le alaba oloru. Salvador, città di Bahia, rara bellezza, popolo allegro, ospitalità che accompagna i visitatori in tutta la città. Nel centro storico, chiese barocche definiscono il paesaggio con tratti di bellezza e fede. Nelle pietre nere del pavimento, passi della storia che rivelano il Pelourinho. Anche le religioni di origine africana si diffondono nella città. Il popolo di Bahia creò la capoeira, un misto di lotta e danza attualmente praticata nel mondo intero. Salvador, capitale dello stato di Bahia e prima capitale del Brasile. La musica, la festa, la felicità fanno della vita baiana un grande piacere. Salvador, città di Bahia. Qui si fa allegria per tutto l'anno. Il faro di Barra segna l'entrata della Baia di Tutti i Santi, con le sue 56 isole, essendo Itaparica la maggiore e la più visitata. Tutte le imbarcazioni, tutte le vele nel mare azzurro di Bahia. Nei Riconcavo, regione di forte religiosità, Maragogipi, Cachoeira e São Félix sono città incantatrici, dove regna l'allegria del samba di roda in un bello scenario coloniale. Costa dos Coqueiros, litorale nord, dove Praia do Forte accoglie un paese che attira tramite il semplice modo di convivere con i turisti e per la raffinata cucina. Il progetto Jamar, un punto di riferimento per la preservazione delle tartarughe marine, fa parte della visita obbligatoria in questo santuario ecologico. In alto, le rovine del castello di Garcia d'Avila, costruito 400 anni fa, fedele sentinella di quel mare nei tempi passati. Là in basso ci si immerge in un azzurro infinito e rilassanti bagni di mare e immersioni per l'osservazione della ricca fauna marina. Alberghi e resort completano il comfort e il benessere di questo luogo. Mangi Seco chiude in bellezza questo litorale così bello e tanto allegro. Il litorale sud in Bahia comincia dalla costa do Dendê. Viaggiando in automobile fino a Valença o con il catamarano arrivate a Morro de São Paulo, nell'isola di Tinaré. Qui tutto possiede vita e colore. Nel mare, nella brezza che soffia e nella conversazione amichevole di questa gente, che mai nega un sorriso, venendo da Boipeba, da Gamboa do Morro, da Baja Grande, da qualsiasi luogo. Qualità condivisa anche nelle pensioni, hotel e ristoranti di questa destinazione tanto cercata e sempre molto ricordata. Costa do Dendê, una regione allegra dove l'estate è celebrata tutto l'anno. Dopo la costa do Dendê comincia la costa do Cacau. Ancora storia e ancora bellezza. Scenario dove vivono i personaggi usciti dai libri di Jorge Amado, avendo la città di Lieus come stella maggiore della regione. Le fattorie conservano il prezioso frutto del cacao e le storie senza fine. E il vero cioccolato si unisce alle delizie di una ricca cucina. Itacaré, angolo di hotel affascinanti, pieni di stelle e di ospitalità. Destinazione preferita dai giovani che cercano sport radicali e di surfisti che cercano le migliori onde tutto l'anno. L'emozione della storia stimola l'immaginazione di chi arriva a Porto Seguro, ricercata destinazione turistica per la qualità dei suoi servizi e la varietà di scelta dei divertimenti. Qui si può giocare una partita a golf in riva al mare, camminare,
approfittare delle sue notti allegre e perfino conoscere da vicino tribù di Indios, i primi abitanti di questo luogo dove è nato il Brasile. Le città nell'estremo sud di Bahia ancora conservano eredità coloniali portoghesi. Ci conducono al cristallino mare di Abrolhos, ideale per immersioni, per l'osservazione della fauna e flora marina. Questo costituisce uno spettacolo a parte. Gli uccelli marini Atobà e le balene Hubartes si esibiscono in uno spettacolo che solo la natura può manifestare. È la festa della vita nel mare di Bahia. Questa è una regione che non smette di sorprendere. Dall'incontro del leggendario fiume São Francisco con le scarpate rocciose della città di Paulo Afonso, dove centrali idroelettriche generano energia per il nord-est del paese, si formano i magnifici canyons in una regione con una naturale vocazione per il turismo ecologico e la pratica di sport radicali. Juazeiro, terra di João Gilberto. Là si diffonde la fragranza del vino. Destinazione? Emergere dal bacino e navigare sul lago de Sobradinho per conoscere i vigneti della regione. Vedere la vendemmia delle uve e visitare una vinicola del fiume São Francisco. Il motivo è nobile, merita un brindisi. Vale la pena approfittare perché l'annata è buona e il vino è di prima qualità. La cascata di Acaba Vida è una delle più belle di Bahia. I percorsi dell'Ovest cominciano nella fantastica cattedrale di roccia incrostata nell'immensa grotta di Bom Jesus da Lapa. E risalendo il fiume São Francisco si arriva a São Desidério e Barreiras con le sue rapide. La porta del Sertão si apre a Feira di Santana, segue fino a Canudos con la visione del serbatoio de Cocorobó. Un viaggio dove ogni pietra è parte della storia nel Sertão dei Vaccari e del cactus Mandacaru, dove la vita è storia e sentimento è tradizione. La valle do Jiquiriçá incanta per il verde e per le acque generose e limpide che riforniscono i fiumi della regione, che conducono l'allegria nella pratica del turismo rurale. Un confortevole hotel al lato della cascata dos Prazeres accoglie bene i visitatori. Uno dei climi più gradevoli del paese, il sud-ovest di Bahia, ha la città di Vitória da Conquista, un'eredità culturale tradotta dagli artisti, figli della terra come Globar Rocha, il creatore del cinema novo. È pietra, è acqua, è aria, è fiore, è frutto, è terra. Orchidee e bromelie diffuse in tutti i luoghi dove si arriva e da dove non si desidera più andare via. Cascate scivolano nei fiumi dove si cercavano i diamanti e l'oro. Città che vissero di fortuna e ricchezza ancora mantengono i loro tratti coloniali. Lençóis, inizio del cammino che porta e del cammino che arriva alla Chapada Diamantina, dove oggi si cercano emozioni. E le immagini dei fiumi, montagne e grotte sono accolte dai nostri sentimenti di gratitudine alla natura. Venite a comprendere perché vivere Bahia è molto di più. Bye.